I regali inaspettati sono sempre più belli! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, i regali inaspettati sono sempre più belli. Ho fatto il compleanno e la Stabilo mi ha inviato un regalino. Un bel telomare e una bellissima confezione di pennarelli della Stabilo. Le Pen 68 sono 20 pennarelli coloratissimi che mi hanno fatto un piacere pazzesco. Sapete perché? Perché questi sono i pennarelli che usavo quando andavo a scuola per disegnare i miei diari. E allora ho voluto subito provarli per vedere se erano ancora belli, vivaci e vibranti come me li ricordavo. Li ho recensiti per voi, volete sapere come performano? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come sono. E la Stabilo per il compleanno mi ha mandato questo simpatico regalo che voglio provare insieme a voi. Pennarelli a base d'acqua, colori brillanti con cui potrete disegnare se volete usarne solamente i tratti esterni, colorare se volete riempire le forme o anche dipingere. Sì, anche dipingere, e ora vi faccio vedere come. Allora, io questi colori in realtà li conosco benissimo perché tutti i miei diari del liceo sono pregni, pieni, zeppi di disegni fatti con questi colori. Erano i colori che amavo di più e mi ricordo che mi piacevano tantissimo, sia all'inizio per i loro colori brillanti, ma anche man mano che li usavo, perché poi le punte si ammorbidivano e il colore veniva appoggiato sul foglio in maniera ancora più espansa, e quindi la cosa mi piaceva tantissimo. Avevano questa punta morbidissima con una continuità pazzesca, quindi senza lasciare quei segnetti molto antipatici che molto spesso i pennarelli rilasciano sui fogli di carta. Naturalmente il modo più bastardo per provare i colori a spirito è usarli su un foglio ultra liscio. Perché? Perché ogni magagna viene fuori. E allora, se cerco un foglio ultra liscio, ultra resistente anche all'acquarellatura, io mi rivolgo senza ombra di dubbi al Fabriano Bristol liscio, una carta da 250 grammi, super super liscia, super super bianca, super super bella e performante, uno dei blocchi più belli che abbia provato della Fabriano. Come vedete, anche questo è adattissimo al prodotto della Stabilo, perché su questo si può disegnare, colorare o dipingere. È questo quello che intendevo: disegnare solo col tratto, colorare, quindi riempire l'immagine, o dipingere, quindi sfumarla in qualche maniera. Cominciamo subito a provare intanto i colori così come sono, senza grandi velleità. Ecco qui, la scatola si presenta così, con i 20 pennarelli uno in seguito all'altro, seguendo le sfumature che tanto fanno impazzire noi che amiamo colorare. Non so voi, ma io da piccola passavo ore a guardare i colori dopo che li sistemavo, o in ordine di altezza o in ordine di gradazione. Scrivetemelo anche voi se avete questa fissazione. E adesso proviamo i colori. La punta è una punta grossa arrotondata, l'impugnatura è liscia nella parte sotto, sfaccettata invece nella parte sovrastante. Io adoro le cose sfaccettate perché mi si fermano bene tra le dita, e vado a disegnare. Eccolo, eccolo, guardatelo, bello, continuativo, liscio, senza neanche la traccia del passaggio. E anche se passo sopra due volte, lui è meraviglioso, meraviglioso come me lo ricordavo. Adesso effettivamente è vero, io i pennarelli poi li ho molto molto abbandonati crescendo. Sono colori che piacciono di più ai ragazzi giovani o a chi fa illustrazione, erroneamente, perché comunque sono anche colori che possono essere usati per disegnare ed acquerellare. Li useremo. Guardate che compattezza di tratto. Li sto passando una volta sola adesso, eh? Quando si aprono la punta è leggermente rigida, non è una punta che si apre insomma a pennello, ma con l'utilizzo vi posso garantire che ovviamente si ammorbidisce e diventa quel quasi pennello pennarello che io ricordo.
bellissime. Allora, fin qui i passaggi a una passata molto disordinati, tranne il giallo che adesso invece qua sotto do a una passata perché qui è passato più volte, come vedete. Quindi il giallo lo invertiamo, sotto faccio una passata e sopra due. Adesso gli altri colori li passo come se dovessi disegnare, quindi do una passata bella omogenea, più ordinata, diciamo così. I colori usati così in purezza nella loro natura originaria, che è quella di Pennarelli, mi piacciono tantissimo. Vi ho detto che si possono anche leggermente acquerellare. Non pensate che al passaggio del pennello questi colori svaniscono, proprio perché sono a base d'acqua. Sappiate che i colori a base d'acqua sono molto molto più tenaci e per questo vividi e brillanti dei colori a base d'alcol o ad altre basi all'interno, e spandono molto meglio degli altri. Questa è proprio una loro caratteristica che voi dovete conoscere nel momento in cui andate ad acquistarli. Se sono buoni, adesso vedremo, dovrebbero lasciare il segno e espandere leggermente il colore, perché questo comporterebbe una loro modulazione. Per esempio, vogliamo fare una mela, diamo dei bordi definiti e poi facciamo in modo che acquerellando il colore scenda e crei anche delle pozzangherine. Ora prendo un colore, vediamo, del rosso, e per esempio do una base di colore, no? Non sto facendo nessuna forma, sto dando solamente un po' di colore. Prendo dell'acqua, bagno, e come vedete perde il colore e crea tutta un'aura attorno che posso anche spingere molto molto a lungo. Su questa, col mio colore, posso, essendo a base d'acqua, posso anche andare a rimpinguare, creando dei giochi e degli effetti che con l'acqua siano molto molto belli. E quindi ecco, andare a sfumare maggiormente e a creare dei chiaroscuri che possano essere più o meno tenaci a seconda di come io sfrutto l'acquosità e l'acquerellosità di queste matite. Quindi, però, per fare un lavoro di questo genere bisogna essere molto molto bravi e conoscere molto molto bene il prodotto per farli performare molto bene. C'è anche questa possibilità, quindi, di tutti i prodotti, volendo, si può anche avere l'effetto acquerellato, che io adesso vado a farvi vedere sotto ogni campionatura. L'importante è sapere che il segno dato come prima impronta non andrà via, ma rilascerà del colore pur non perdendo la traccia primigenia, ricordatevelo sempre. Non puzzano assolutamente, non fanno nessun odore. Questa è una cosa da dire, perché molti pennarelli danno fastidio proprio per il tipico odore alcolico che molti di questi pennarelli hanno. Questi invece, pur avendo una texture così compatta e così così compatta e vivida, non hanno nessun tipo di odore, quindi hanno una prestazione da pennarello alcolico di quelli pazzeschi, con tutte le qualità di un pennarello all'acqua. Bene, questo voto per questo prodotto, 8,5, mi piace molto. Io sono molto severa sui voti, molti mi chiedono perché non dai 10, perché non do i 10, perché io aspetto il prodotto perfetto, nel senso il prodotto che possa essere multitasking in maniera incredibile. Questo è un ottimo prodotto, per me 8,5/9, diciamo, è un ottimo 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 voto, quindi promossissimo, a pieni voti. Guardate la vividicità di questi colori.
che belli, che belli, e guardate la bellezza anche da acquerellati, sono molto molto particolari. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dire. Bellissimi, avete visto le foto dei miei diari? Non vi mentivo, sono passati più di 20 anni da quei disegni e sono ancora vividi e brillanti, quasi come quando li ho fatti. Sono dei pennarelli di ottima qualità veramente. La Stabilo, come vi ho sempre detto già da molto tempo prima che cominciassi a collaborare con loro, vi ho sempre detto che aveva prodotti a un ottimo prezzo di ottima ottima qualità. Vi ho sempre detto che le mie matite acquerellabili preferite sono le loro, e ve l'ho detto già molti anni addietro, quindi credetemi se vi dico che anche questi pennarelli sono fantastici. Li vedrete presto performare, perché ci farò un lavoro con loro, quindi vedrete anche l'effetto su un disegno compiuto. Se questo video vi è piaciuto e le recensioni di prodotti vi piacciono, regalatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook, e soprattutto lasciatemi tanti commenti qua sotto dove mi dite cosa ne pensate. Basta, non mi rimane che dirvi ci vediamo al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ciao!